Grazie Presidente. Io sinceramente non comprendo per quale ragione noi si sia scomodati gli italiani, i telespettatori, a guardare una diretta televisiva su un decreto che non è un provvedimento serio, ma è una fake news. Nel senso che il tema è serio, quello delle liste d'attesa, perché è un tema che riguarda gli italiani e li riguarda drammaticamente. Il problema è che il provvedimento di fatto è un provvedimento vuoto, che non prevede nessun cambiamento per gli italiani una volta che sarà approvato. Tutto questo accade nonostante la drammaticità della situazione, perché 10 milioni di prestazioni in arretrato, 4 milioni di italiani che rinunciano a curarsi perché la sanità non funziona, sono numeri seri, sono un grandissimo problema che questo decreto non affronta e che dopo 2 anni di governo di fatto non trova alcuna soluzione. Avete messo in serie, Ministro, 3 cialtronerie in questo provvedimento. 3 cialtronerie, diciamo, che naturalmente pagano gli italiani. La prima, negli stessi giorni in cui ci propinavate la bontà del provvedimento e l'autonomia differenziata, e dicevate che le regioni, l'intervento delle regioni su tutti i temi sarebbe stata la panacea di tutti i mali, che lo Stato non funziona, che delegare, rendere le regioni il più possibile autonome avrebbe migliorato, il funzionamento del nostro Paese in tanti ambiti, soprattutto in quello sanitario, nello stesso momento scrivevate un decreto che di fatto commissariava le regioni e dava la possibilità su segnalazioni dei territori al Ministero di fatto di intervenire per commissariare le ASL alla faccia dell'autonomia. Quindi non più il piano di rientro, non più il commissariamento delle regioni, addirittura gli interventi sulle ASL, gli interventi premiali, le penalizzazioni, le revoche, i commissariamenti fatti nelle singole ASL territoriali. Ripeto, negli stessi giorni in cui ci dicevate che l'autonomia differenziata funzionava e negli stessi giorni in cui sventolavate le bandiere regionali del Veneto, della Calabria con la sanità commissariata, della regione Sicilia in piano di rientro, cioè l'idea che cercavate di trasmettere che questa gestione autonoma delle regioni e della sanità è diciamo un meccanismo che funziona. Ma la cosa più clamorosa è che si approvava il decreto in Consiglio dei Ministri. Ma Ministro Schillaci, Salvini, Giorgetti e soprattutto Calderoli, che fanno? Giocano a briscola in Consiglio dei Ministri, giocano a Tetris, perché approvavano questo provvedimento e al tempo stesso gridavano autonomia delle regioni. Io credo che tutto questo sia poco serio. E la seconda cialtroneria, Presidente, è che siete stati bravissimi a dire alle regioni cosa devono fare. In questo caso non prendete il loro posto quando c'è da mettere mano al portafoglio, perché gli dite che per abbattere le liste d'attesa dovete fare più assunzioni, dovete chiedere maggiori prestazioni ai privati accreditati, dovete prevedere notturni, prefestivi, festivi, adeguamenti tecnologici, dopodiché uno va a guardare alla voce quanto ci mette lo Stato per fare tutte queste azioni e vede che ci sono briciole, l'elemosina, per cui alle regioni dite fate quello che serve per il Paese. Avete fatto una bellissima lista della spesa, salvo poi non mettere un euro. Terza cialtroneria, Presidente. Scrivete un articolo, il 5, titolato Superamento del tetto di spesa per l'assunzione di personale sanitario, salvo poi scrivere nello stesso articolo, al comma 1, nell'ambito degli attuali tetti di spesa per il personale. Cioè, io
mi sento preso in giro, Presidente, e credo che gli italiani debbano sapere che questo governo fa decreti per prendere in giro, senza alcuna reale efficacia. Perché se dici che superi il tetto di spesa per assumere il personale, perché servono i medici, servono gli infermieri, e poi dici che però il vincolo del tetto di spesa rimane, di fatto è un gioco delle tre carte. Cambiare tutto per non cambiare nulla. Ora, io credo che, Presidente, giocare con un decreto virtuale sulla salute degli italiani, e tra l'altro chiedere anche in conferenza stampa il sostegno degli italiani, perché si è giocato in piena campagna elettorale la salute degli italiani, si è cercato di raccattare qualche voto con un provvedimento che di fatto non cambia un tubo, e l'avete fatto come al solito con quella frase che ormai è sgamatissima, che è per la prima volta nella storia del paese. Ma per la prima volta è la storia del paese un tubo, Presidente, perché noi finiremo questa seduta parlamentare, approveremo questo decreto e sfido gli italiani a dirci cosa sarà cambiato per loro il giorno dopo. Niente, Presidente. È una scatola vuota, senza alcuna soluzione concreta e senza alcun investimento. Però poi c'è la realtà, perché al di là del decreto fake news, del decreto virtuale, c'è la realtà. Come si vive negli ospedali? Un paese che è già diviso, 2/3 di prestazioni arretrato al sud e 1/3 al nord, e la situazione peggiorerà con l'autonomia differenziata, visto che saranno previsti anche gli stipendi differenziati per gli infermieri e i medici a seconda in quale ospedale si andrà a lavorare. E quindi laddove c'è una situazione migliore, migliorerà ulteriormente, perché i medici migliori tenderanno ad andare a lavorare in quei posti, e laddove c'è la situazione peggiore, la situazione peggiorerà ulteriormente. E poi c'è la situazione dei ritardi nelle visite, una mammografia in 720 giorni, alla faccia della prevenzione. Noi abbiamo fatto fior di campagne di prevenzione, soprattutto al sud, dove c'è una situazione drammatica e grave, e poi ci presentiamo con 720 giorni per una mammografia, 375 giorni per una ecografia, 362 giorni per una visita diabetologica, quella oculistica 270 giorni, un'operazione per la cataratta 2 anni, l'intervento cardiologico 365 giorni, oncologico 180 giorni, ma stateci voi 180 giorni senza sapere che c'è qualcuno che interviene per rimuovervi un tumore e state rischiando la vita per quella mancanza della nostra sanità. Io credo che presentarsi con un decreto che è il vuoto pneumatico di fronte a questi numeri così drammatici è una mancanza di senso di responsabilità straordinaria. La verità è che negli ospedali voi non ci avete mai messo piede. Non le visite fatte col manager compiacente che vi stende i tappeti rossi e vi fa vedere tutto quello che va bene. Non ci avete mai messo piede nel verificare che al pronto soccorso non ci stanno più medici e infermieri, e ci vanno i medici dei reparti, e quindi sguarniscono i reparti, e quindi non si fanno le visite e non si fanno le operazioni che servirebbero, e quindi si allungano le liste di attesa. Non avete messo piede nelle strutture ospedaliere e non avete visto che non è possibile continuare ad agire con una sanità che funziona quando 25.000 fra medici e infermieri se ne sono andati dalla nostra sanità pubblica, che la medicina territoriale non funziona come dovrebbe nonostante il lavoro massacrante che fanno i medici, che le case della salute non avranno personale, e continuate a fingere che tutto questo non stia accadendo, che i CUP sono una chimera, lo stesso le prenotazioni facili. Non avreste rinunciato semplicemente per uno spot populista a 37 miliardi del MES sanitario se vi foste accorti della situazione drammatica del nostro sistema sanitario. Non solo non stiamo attrezzando il nostro paese per il presente, ma drammaticamente non lo stiamo attrezzando neanche per il futuro, perché questa società è mutata e abbiamo le piante organiche ancora di quando
si moriva disgraziatamente prima e di quando non c'era una situazione di malattie croniche in aumento, e quindi sia da un punto di vista sanitario che da un punto di vista dell'assistenza noi continuiamo a guardare ad una società che non c'è più. Per cui, Presidente, noi a questo decreto inutile diremo no. Quando ci presenteranno qualcosa di serio e soprattutto ci metterete le risorse, saremo pronti a darvi una mano. Grazie. Grazie, onorevole. È iscritta a parlare.